Contamiata, Rifugio Cantore, con noi Rossano Contorni, responsabile Amiata Impianti. Siamo ai piedi di una delle più note piste e più belle piste dell'Amiata, il Crocicchio. Buongiorno Rossano, innanzitutto. Buongiorno. Allora, giornata infrasettimanale, giornata un po' più tranquilla, serve comunque sia per preparare al meglio il tutto. E come sta andando? Innanzitutto con te volevo fare un po' il punto dopo circa un mese di inizio stagione. Diciamo, la stagione da un punto di vista climatico ci sta offrendo delle giornate bellissime. Abbiamo quasi la totalità delle piste innevate, sia artificialmente che con neve naturale. Questo grazie al lavoro fatto dallo Ski Pass Amiata, dalla sinergia esistente tra le due società, che ci ha portato quest'anno a una piena collaborazione e a poter offrire al nostro, diciamo, alla nostra utenza piste, diciamo, quasi perfette sia su tutti e due i versanti. Oggi ci manca soltanto una pista da aprire, ma contiamo di farlo nei prossimi giorni. Esatto, Ecco, tra l'altro sia neve naturale che neve programmata. sia neve naturale che neve programmata. Abbiamo passato qualche notte a sparare neve, il tempo ci ha assistito, ci sta assistendo ancora. Ci stiamo preparando al weekend, tentando di offrire il meglio da parte nostra su tutti e due i versanti. Bene, Rossano, allora con te, visto anche la tua esperienza e anche la conoscenza, ovviamente, volevo parlare un po' di sicurezza. C'è una nuova C'è normativa una che... nuova normativa, la Ecco. 40/2021, entrata in vigore dal 1 gennaio, perfezionata con il Green Pass il 10 gennaio. Questa nuova normativa ha cambiato la figura dello sciatore, che non è più un turista ma è bensì un atleta, quindi con tutto quello che comporta essere atleti. È obbligatorio dal 1 gennaio avere un'assicurazione RC contro terzi, e questo era fondamentale per le varie vicissitudini che avvengono in pista. È obbligatorio per i minori fino ai 18 anni avere il casco. Sarebbe meglio lo indossassero anche gli adulti, perché questo qui dà solo sicurezza, un po' come sulla strada. Dovremmo crescere tutti quanti, diciamo, da un punto di vista sociale. Abbiamo anche una nuova normativa che ci impone alcol zero in pista, velocità controllata, e soprattutto in pista ci possono andare soltanto Ecco, gli sciatori. Questo è fondamentale. Noi abbiamo una montagna bellissima in cui si possono fare passeggiate eccezionali, però mi raccomando, facciamole fuori dalle piste, sia con le ciaspole, sia d'alpinismo, sia con i bob che ci creano qualche problema. Ricordo che in tal senso che c'è presente in pista un servizio d'ordine pubblico fatto dalle forze dell'ordine, quindi Polizia Municipale, Carabinieri e spero anche altre forze di polizia, che controllano giornalmente Green Pass e stanno attenti che vengano rispettate le norme di questa nuova legge nazionale. Ecco, in proposito, volevo chiederti come si comportano i clienti, cioè cosa vedi, se Dei c'è clienti responsabilità, c'è sia sotto l'aspetto responsabilità. della pandemia che della sicurezza. Poi vorrei chiederti qualcosa sugli impianti visti anche sotto un'altra ottica. Va bene, diciamo, c'è stata una scarsa informazione da parte dell'ente preposto, da chi è che ha fatto la legge, a informare l'utenza sull'importanza di questa nuova legge. Cerchiamo di farlo in tutti i modi, cerchiamo di farlo per quanto è possibile, di informare tutti. Per adesso non sono state emesse nessun tipo di contravvenzione, a quello che ne so io. Ecco. Anche se prossimamente, con il passare del tempo e quindi con l'informazione sempre più capillare fornita agli utenti, se per i più restii verrà applicata qualche sanzione, soprattutto a chi non rispetta le regole dei passaggi. Quindi in pista, ripeto, si sta solo con gli sci. Ecco, l'impianto, prima dietro le quinte si faceva anche un ragionamento, l'importanza di un impianto non è solamente per il trasporto di persone, ma No, assolutamente. coinvolge un po' l'aspetto socio-economico di tutta l'area. Esatto. L'impianto, diciamo, fa parte di quello che può essere l'area ludica, no? Lo sciatore che viene, si diverte, passa una bellissima giornata. Questo dà per forza origine a un volano economico. Gli impianti sono il volano economico della nostra zona. Sono coloro che permettono, diciamo, l'usufruizione delle piste da sci, ma permettono anche, oltre a divertirsi, a far sì che alberghi, ristoranti, panettieri, macellai possano svolgere meglio il loro lavoro, quindi che possano sicuramente dare e danno un'origine, una spinta, un volano economico importante per tutta la zona, che non si ferma ai quattro paesini dell'Amiata, alle pendici dell'Amiata, ma bensì va molto oltre. Se noi parliamo con gli operatori anche più distanti, trovano Certo. differenza nei loro incassi da quando l'Amiata è aperta a quando l'Amiata è chiusa.
fatto cenno prima alla preparazione delle piste, il nevamento programmato, la speranza è sempre della neve naturale, però esatto. C'è questo supporto. A che punto siamo sotto questo aspetto? Siamo, diciamo, a un buon punto, quasi tutte quante le piste sono dotate di nevamento programmato. Stiamo lavorando con gli enti pubblici, con le amministrazioni sia locali che a livello regionale per far sì di poter ampliare l'infrastruttura che ci permette di fare un evento programmato su tutte le piste in maniera da offrire al nostro utente le piste nelle migliori condizioni possibili, il prodotto neve al meglio delle nostre possibilità.